Eccoci qua, ma stasera si continua ad ascoltare due vinili, ascoltiamo, mettiamo su altri due vinili che ho sempre comprato, perché ho tra le valigie, qua sotto, qua ce ne sono 100 ogni valigia, poi c'è quella là da 130, là sotto, là in fondo, quest'altro il valigione, 140, comunque più dopo qua ce n'è da ascoltare. Però, oltre al mio genere, volevo far vedere che c'ho anche, comunque compravo anche roba. Questo non so se lo conoscete. Se no, questo non so se lo conoscete. Conoscete? Ah, si potrebbe mettere su questo, un po' che non lo metto su. Se no, anche dalla roba stupida. Francesco Salvi, esatto, vediamo se si riesce a far vedere. Esatto. Oppure c'è da spostare una macchina. C'è da spostare una. Se no, io ritorno sempre stando al tema stupido. Chi può essere il primo disco dell'Elio e le storie tese? Che c'è anche qui scritto: attenzione, questo. Gli argomenti trattati, il linguaggio utilizzato, questo prodotto potrebbe risultare sconveniente o offensivo. L'ascolto è sconsigliato ai soggetti più sensibili. Te lo mettevano comunque. Ok, non lo so, boh. No, andiamo sul serio, dai, adesso aspetta, metto lì. Mettiamo qualcosa di serio stasera. Se sta la telecamera, perché la telecamera. Sì, dai, si vede. Sta in piedi. Vai. Allora, sì, abbiamo detto serio, serio, andiamo. A me piacevano più quegli altri, però dai, per partire. Che poi, questo mi ricordo che mi aveva sbattuto, purtroppo, quindi la prima traccia salta. Sì, comunque non è male. Oh, la polvere, minchia. Seconda però. Questo era un bel album, esatto, bello. Era tutto, quasi tutte belle, veramente. Spero si senta. No. C'è l'intro lungo.
Tutto già sono graffiati. Adesso cosa mettiamo? Cosa vuoi sentire ancora? Viva Bimba, te devi stare lì. Mettiamo i banali, non dirgli così. Vai, banali. Lì c'è la linea.
via, cambiamo genere di nuovo, vai. Adesso andiamo sullo stupido. Stupido. Come la gattina. Vai, vai. Sentiamo se la parte giusta. Ancora vicino. Oh. Però questo vediamo. Che è il Papa che nomina? Elio è le storie tese. Ah, Giannone. Vabbè, ve la salvo. Una vita per il cinema, una vita per la moto. Una vita per la moto. Tutti mi scherzavano. Tutti mi scherzavano. Per le dimensioni del mio pene. Ed io non stavo. Ed io non stavo bene. Per colpa del pene. Per colpa del pene. Per oggi il pene. Ma il problema non si pone. Perché oggi sì, pene. Perché il pene mi dà il male. Sono diventato un grande attore. E benché schiavo dell'amore, mi son comprato una moto. E ora sono schiavo della moto. Purtroppo io sono schiavo del busterino. Non faccio più moto. Infatti va
No, infatti qui tratta molti. Il primo è stato pesantissimo. No, infatti no, questo non lo posso far sentire. Qua molte cose non si possono far sentire. No, niente. Dai, sì, lo... No, questo non si può far sentire perché tratta argomenti che dopo le ragazze potrebbero... No. Giovani donne. No, anche questa, scaratiamo. Caratia. Glielo mettono in quello. Niente. La mia spiccata sensibilità. No, non si può far sentire. Ho male così, vedo i miei amici. Sono libera. Mettiamola sul sesso. Ho bisogno di affetto. Mettiamola sull'affetto. Ti abbiamo. Io sono come sono. Cerca di cambiare. Ecco, sono cambiato. Non sei più quello di una volta. Beh. Tu mi appartieni. L'utero è mio. Ecco i soldi per la pelliccia. Eccoti l'utero. Questa più o meno la morale. Comunque molto bella, però il suo cuore è... No, anche questa niente. Ah, vai qui. Fa sentire il finale. È finale che non si capisce. Ma che sei stato? Elio le storie tese. Chi se le incura? A me piacciono, aspetto 7.500, mi ascolto. Ma vai, li ascolti a casa tua, non faccio una schifa da cento. Oh, capisco. Sono belle, ma le ascoltate le cose. Il tuo culo, vai. Ang storia ng Pilip ng hanggang non ho trovato che c'era buon compleanno all'incontrario, se lo giri in contrario. No, finisce così. Ah, eccola. Simpatico motivetto che segue. Ecco. O Zrexek. Eta irugwetnat. Itilef irugwetnat. Eta irugwetnat. Eta irugwetnat. Stand the wuri lade. È una stupidata, però è divertente. Basta, per stasera posto. Ci avrei altre cose, ma ogni sera facciamo qualcosa di diverso.